Ma da qualche mese a questa parte si parla finalmente tanto di transizione ecologica, una transizione che ovviamente deve riguardare tutti i settori, da quello industriale alla mobilità, all'edilizia, non può non riguardare l'agricoltura. E pensiamo che siamo il tema della, che è stato posto al centro di Biogas Italy di quest'anno. E la grande rivoluzione dell'agroecologia, quindi insomma della sostenibilità ambientale a tutto tondo del mondo dell'agroalimentare, deve essere per forza una delle leve su cui il paese si concentri nel prossimo futuro. È importante quanto è stato, diciamo, previsto all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche in termini economici, per sostenere ad esempio lo sviluppo del biometano nel nostro paese, perché da una parte permette di ridurre l'uso del gas fossile e dall'altra parte permette di qualificare in maniera, come dire...